Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo degli interessi della Cina in Africa. Per alcuni, dietro gli investimenti cinesi si nasconde la volontà di colonizzare l'Africa, mentre per altri si tratta solo della ricerca di un mercato vergine e appoggi politici nello scenario internazionale. In ogni caso il tema è interessante e vale la pena capirci qualcosa. Il continente africano è sempre stato oggetto di una certa attenzione internazionale, per usare un eufemismo ovviamente, e ciò per via delle risorse naturali che offre. Se una volta erano oro e diamanti, oggi si parla anche di minerali come la bauxite, il cobalto, il litio e le terre rare. Certo, ancora oggi sono diverse le situazioni di conflitto che destabilizzano alcune aree del paese, e anzi del continente, ma sono stati fatti importanti passi in avanti rispetto al passato. Se dovessimo guardare al futuro possiamo ipotizzare scenari ben diversi. Stando alle proiezioni delle Nazioni Unite, nel 2100 nel mondo esisteranno circa 11 miliardi di persone. Di queste, poco più di un terzo, ossia 4 miliardi di persone, vivranno in Africa. In Africa oggi metà della popolazione ha meno di 20 anni. In particolare tre paesi molto promettenti come l'Etiopia, la Nigeria e l'Angola hanno rispettivamente un'età mediana di 18, 18 e 16 anni. Se la crescita della popolazione rimarrà costante come negli ultimi 30 anni, i tre paesi più popolosi saranno la Nigeria, l'Etiopia e la Repubblica Democratica del Congo, che a questo punto avrà superato l'Egitto, nonostante oggi l'Egitto sia il terzo paese più popoloso. La crescita della popolazione è un fattore fondamentale. Infatti, le Nazioni Unite prevedono che nel 2100 5 delle 7 città più popolose del mondo, le cosiddette megalopoli, saranno in Africa. Grandi popolazioni vuol dire anche grandi mercati di consumo. Se consideriamo anche il fatto che l'Africa ha molti paesi in via di sviluppo, possiamo capire il forte interesse di superpotenze quali l'Unione Europea, gli Stati Uniti e soprattutto la Cina. Il rapporto tra Cina e paesi africani non è una cosa recente. Ormai sono più di 20 anni che la Cina investe in quasi tutto il continente africano. Gli interessi ovviamente sono diversi. Da una parte, la nuova via della seta, la Belt and Road Initiative, passa per le coste orientali dell'Africa, quelle dell'Oceano Indiano. Dall'altra, la Cina ha bisogno di molte materie prime per mantenere alta la produzione domestica. Quindi la Cina ha bisogno sicuramente di petrolio, ma anche di risorse minerarie, in particolare di terre rare. Terre rare di cui parleremo anche un pochino più avanti nel video. Restano fuori dagli investimenti soltanto paesi in forte difficoltà politica, come la Somalia e la Libia, o l'unico paese che non vuole avere rapporti commerciali con i cinesi, l'Eswatini, un piccolo paese del Sudafrica che ha deciso di rifiutare le offerte cinesi. Non sono interessati. Altro elemento fondamentale dell'interesse cinese in Africa è il cosiddetto soft power. Il soft power è la capacità di un paese di esercitare un'influenza sugli altri senza l'uso di maniere forti. Nel caso dell'Africa, il soft power cinese è sviluppato grazie alla forte presenza di investimenti indirizzati a sviluppare l'economia africana. Mentre i paesi occidentali tendono a guardare all'Africa come ad un continente da aiutare o, secondo alcuni, da sfruttare, per la Cina il discorso sembrerebbe un po' diverso. Sembra quasi che la Cina tratti i paesi africani come loro pari, sia nelle trattative diplomatiche che nello sviluppo di partnership commerciali. Questo rapporto si ripercuote poi sulla diplomazia internazionale, visto che nei voti dell'ONU la Cina assume il ruolo di capofila in quasi tutte le votazioni. E in questo seguono le indicazioni cinesi quasi tutti i paesi africani, ben 54 paesi su 193 che fanno parte dell'ONU. Un potere niente male se sommato al potere di veto dato dal seggio al Consiglio di Sicurezza. Segno tangibile di questo potere è il fatto che nessuno dei paesi africani riconosce l'indipendenza di Taiwan, l'isola a largo delle terre cinesi. Taiwan da molti anni cerca di identificarsi come paese autonomo e indipendente, anche cercando di farsi riconoscere come Repubblica di Cina. Ad oggi però, con scarso successo visto che le Nazioni Unite la riconoscono come parte della Repubblica Popolare Cinese, che poi è quella che noi chiamiamo semplicemente Cina. Anche se questa è un'altra storia e la approfondiremo in un altro video. Insomma, i legami tra Cina e Africa sono sempre di più e sempre più forti. In particolare merita attenzione il tema dei debiti che i paesi africani hanno con la Cina. I prestiti cinesi in Africa sono un tema molto controverso. Vengono spesso tirati in ballo come principale prova delle intenzioni espansionistiche della Cina in Africa. In particolare, l'alone di segretezza intorno agli accordi stretti tra la Cina e i singoli stati fa sorgere sempre molti dubbi. Ma cerchiamo di vedere come funzionano. Secondo quanto riportato dagli studi della Johns Hopkins,
la Cina ha prestato un totale di 154 miliardi di dollari tra il 2000 e il 2019, in oltre 1.141 prestiti. I prestiti sono concentrati soprattutto nelle infrastrutture per i trasporti, per l'energia e per l'estrazione mineraria. In pratica, i contratti stretti tra la Cina e i singoli stati prevedono la costruzione di strade, ma anche di porti, oleodotti e miniere di cobalto e litio. Così troviamo moltissime imprese cinesi ad operare in Africa, a partire dalle banche come la China Development Bank, ma anche società ferroviarie come la China Railway 7th Group, che costruisce ponti in almeno 7 paesi sparsi in tutta l'Africa. Il tema che crea più discussione è però un altro. I prestiti stipulati per finanziare tutti questi progetti sono collegati direttamente o indirettamente al governo cinese. Infatti, quest'ultimo finanzia tutte le imprese che operano sul campo e in più dirige l'intero sistema paese nello sforzo di espandere la propria presenza commerciale in tutto il mondo. Se per alcuni questo può essere anche un buon modo di amministrare i rapporti con l'estero, altri sono molto cauti nel giudicare come buoni i progetti di sviluppo. Infatti, un altro elemento fondamentale che dà ampio spazio alla fantasia riguarda i contratti dei prestiti stipulati. Gli stati africani si indebitano per costruire città, porti e strade e quindi firmano contratti plurimilionari. Ogni prestito va ripagato con tassi di interesse sconosciuti e gli interessi dovuti dagli stati africani potrebbero mettere in difficoltà le loro economie. Capiamo in che modo. Molte economie africane si basano sull'esportazione di materie prime come il petrolio. Il prezzo del petrolio sappiamo essere molto volatile e negli ultimi anni ha subito un forte crollo. Ora, il ragionamento di alcuni è che quando la principale fonte di ricchezza di queste economie è venuta a mancare, i prestiti che hanno con la Cina sarebbero diventati troppo onerosi. E qui scatterebbe la cosiddetta debt trap, la trappola del debito. Visto che i contratti hanno clausole segrete, l'idea è che al mancato pagamento la Cina possa rifarsi sui paesi africani requisendo le opere costruite fino a quel momento, come collaterale. Così porti, strade e miniere diventerebbero di proprietà cinese. Ma quanto è vero questa teoria? Ad oggi i paesi che collaborano con la Cina non sembrerebbero soffrire di questo problema. Secondo Princeton e il Centro di Sviluppo Globale, tra il 2001 e il 2017 la Cina ha ristrutturato i prestiti con 51 paesi africani, quindi tutti. E secondo la Johns Hopkins University, la maggior parte del debito verrà retto proprio al forum di cooperazione tra Cina e Africa, una collaborazione fondata più di 20 anni fa. Inoltre la Johns Hopkins ricorda anche che la Cina è stata tra i paesi che più di tutti si sono presi cura del continente africano durante la pandemia del Covid-19, con la possibilità di ristrutturare il debito pregresso e con aiuti umanitari. In definitiva, la Cina sembra più interessata alla costruzione delle infrastrutture per poter contare su di un partner strategico con cui curare i propri rapporti commerciali. Diamo qualche numero per capire meglio gli interessi cinesi in Africa. La Cina è il primo paese tra i partner commerciali del continente africano. Il giro commerciale tra esportazioni e importazioni ammonta ad oltre 192 miliardi di dollari nel 2019. Aveva toccato anche vette più alte nel 2015, ma nel 2016 l'intero continente ha subito una forte svalutazione delle materie prime esportate. Prime tra tutte il petrolio, che ha visto il suo prezzo crollare negli ultimi anni. Sebbene l'Unione Europea sarebbe la prima partner commerciale del continente, con oltre 340 miliardi di dollari in beni e servizi scambiati, le politiche europee di import ed export sono gestite in maniera autonoma da ogni singolo paese. Quindi alla fine possiamo dire che subito dopo la Cina ci sono l'India e gli Stati Uniti, con giri d'affari inferiori ai 100 miliardi di dollari, meno della metà rispetto alla Cina. I numeri a disposizione ci dicono che la popolazione cinese in Africa ammonta a circa 1 milione di persone, di cui 400.000 in Sudafrica, 100.000 in Zambia e 74.000 in Sudan. Possono sembrare comunque numeri molto contenuti, ma ciò che è interessante osservare è che la presenza cinese è in più della metà dei paesi africani. E tutto ciò si traduce anche in una certa presenza militare cinese sul territorio africano. In particolare, dal 2017 la Cina ha stabilito la sua prima base militare permanente a Dorale, nel Djibouti. E non è un caso il posizionamento in Djibouti, vista la presenza del Camp Le Monnier, l'unica base militare stabile degli Stati Uniti in Africa. La motivazione ufficiale per entrambe le basi è compiere operazioni di difesa contro i pirati che operano nelle acque della vicina Somalia, i famosi pirati somali. Come gli Stati Uniti, anche i cinesi sono presenti con molte altre basi temporanee e operazioni congiunte con diversi stati africani. Per esempio, nel 2013 la Cina ha mandato nel Mali una task force completa di forze di polizia, personale medico e reparti del genio militare. Gli Stati Uniti sono abbastanza preoccupati dalla situazione. Il comandante del comando statunitense in Africa, il generale Townsend, a maggio 2021 ha rivelato che la Cina potrebbe stare per costruire un porto militare sulla costa atlantica del continente africano. Una posizione fondamentale per ampliare la sua influenza anche all'Oceano Atlantico, oltre che all'Oceano Pacifico. E sulla costa atlantica, il paese con cui la Cina ha più storia è l'Angola.
E proprio l'Angola è il paese che ha ricevuto più prestiti dalla Cina. Il paese subsahariano ha iniziato a ricevere investimenti nel 2002 per poche centinaia di milioni di dollari. Via via però i prestiti sono aumentati. Tra il 2002 e il 2010 i prestiti erano concentrati sulla costruzione di strade e ponti per facilitare gli spostamenti, ma anche nell'educazione. Secondo alcune stime, il tasso di povertà dell'Angola in questo periodo è passato dal 63% del 2002 al 38% del 2009. Invece, nella seconda decade, tra il 2010 e oggi, l'attenzione si è spostata sull'estrazione mineraria e sulle risorse energetiche del paese. E l'attenzione è meritata, visto che l'Angola fa parte dell'OPEC, il cartello di paesi produttori di petrolio. Ed è il terzo paese per estrazione di petrolio nel continente africano dopo Algeria e Nigeria. Secondo alcune stime, durante questo periodo la popolazione cinese immigrata in Angola è arrivata a toccare vette di 200.000 persone. E la maggior parte di queste persone sono arrivate per condurre business e partecipare ai progetti di costruzione. I rapporti tra Cina e Angola però non sono sempre rose e fiori. Tanto che nel 2017, dopo il crollo del prezzo del petrolio, i cinesi in Angola sono scesi da 200.000 persone a solo 50.000. Un quarto. Ma i rapporti tra i due paesi potrebbero anche riaccendersi, questo per la necessità cinese di rimanere il principale esportatore di terre rare. Le terre rare sono una particolare risorsa mineraria. Come ci dice l'ISPI, l'Istituto per lo Studio delle Politiche Internazionali, le terre rare sono elementi che difficilmente si possono sostituire nella produzione di smartphone e monitor, ma anche di turbine, pannelli fotovoltaici o macchine elettriche. Sono anche usati in diverse applicazioni militari, come nei laser e nei radar. La Cina negli ultimi 20 anni è quasi riuscita a raggiungere un monopolio assoluto nella loro produzione. Fortunatamente per gli altri paesi produttori, dopo il 2010 l'Australia, gli Stati Uniti e gli altri paesi sono riusciti a sottrarre alla Cina quantomeno il 30% dell'intera produzione mondiale. In ogni caso, la Cina resta il player principale con quasi il 70% del mercato. Una speranza per provare a detronizzare la Cina da unica esportatrice rilevante sarebbe la creazione di un polo produttivo africano. Al momento però è attivo soltanto un progetto di estrazione in Burundi e a breve dovrebbe essere raggiunto dal Sudafrica e da molti altri paesi. Ma per tenere salda la sua posizione dominante, la Cina sta già cercando di entrare all'interno di questi progetti. Uno tra tutti è il Longonjo Project, proprio dell'Angola. Guarda un po' il caso. Insomma, i rapporti tra Cina e Africa non sembrano logorarsi e molto spesso i paesi africani scelgono la Cina come partner preferito nello sviluppo di nuovi progetti. Se conoscete progetti europei in Africa che vale la pena analizzare, potete scriverli nei commenti qui sotto. E se questo video vi è piaciuto e ne volete vedere altri, ricordatevi di iscrivervi al canale e condividere i nostri video. Per ora io vi saluto. Io sono Edoardo e noi ci vediamo la prossima volta sul canale di Starting Finance. Ciao!